con la nostra sigla. Bruce Springsteen, Nebraska. Sheriff, when the man pulls that switch and snaps my poor head back, you make sure my pretty baby sitting right there on my declared me unfit to live. Said into that great void my soul be hurled. You want to know why I did what I did? Well, sir, I guess it's just a meanness in this world. Torniamo dunque in studio per parlare brevemente a chiusura di questa trasmissione dei campionati che seguiamo di solito. Oggi ci siamo lasciati andare su chiacchierate con Davide riguardanti la storia del calcio e delle coppe europee degli anni 80 e 90, ma facciamo comunque un veloce punto della situazione. Parliamo della
Southern League britannica, campionato di massimo livello di questa lega, la Premiership. Stiamo seguendo le imprese dello Slough Town, e quindi lo Slough ha superato il Poulton Rovers per 4-2 la settimana scorsa, un risultato maturato in modo abbastanza sorprendente perché i Rebels erano sotto 0-2 dopo il primo tempo, hanno poi rimontato segnando ben 4 gol alla ripresa. Adesso in classifica sono al decimo posto con 27 punti, hanno un distacco di soli 5 punti dalla zona playoff e hanno invece un vantaggio di 10 punti sulla zona retrocessione, cosa che quando il campionato è arrivato praticamente oltre il terzo del suo cammino, inizia a far sperare di poter portare a casa da matricola questo risultato, cioè una salvezza senza problemi, in modo relativamente semplice. Vedremo comunque, perché è vero che siamo oltre un terzo del cammino, ma di partite ne mancano veramente ancora tantissime. Adesso andiamo velocemente a vedere il campionato di San Marino. Eccolo qua, campionato che stiamo seguendo con un certo interesse. Andiamo a vedere le partite disputate nella ottava giornata tra il 7 e il 9 di novembre. Tre Fiori Folgore Falciano 2-4, Murata Fiorentino 1-1, La Fiorita Juve Nesdogana 2-1, Virtus Penarossa 2-1, Cailungo Tre Penne 2-1, Libertas Faetano 1-0, Cosmos San Giovanni 1-1. In classifica nel girone A, Juve Nesdogana e Virtus 14, Tre Fiori 11, Murata 9, Cailungo 7, Faetano 5 e Cosmos 4. Nel girone B, La Folgore Falciano 17 punti, La Libertas 15, Fiorentino 14, La Fiorita Romagnano 11, Penarossa 10, Tre Penne 8 e San Giovanni 2. Il nono turno si disputerà tra 15 giorni perché in questo weekend non si gioca in Europa per via del programma che prevede le partite delle nazionali che devono qualificarsi ai campionati europei del 2016. Comunque sabato 22 novembre si riprenderà con Faetano San Giovanni, Tre Penne Cosmos, Penarossa Cailungo e Domagnano Tre Fiori. Concluderanno domenica Virtus La Fiorita, Murata Folgore Falciano e Fiorentino Juvenes Dogana. Per quanto riguarda un breve commento alle classifiche: continua il dominio nella Folgore Falciano nel girone B, che guida con 17 punti, 2 di vantaggio sulla Libertas, mentre nella A c'è una coppia al comando in lotta per il primo posto con la Juve Nesdogana e la Virtus. In coda da segnalare il San Giovanni, che nel girone B con 2 pareggi e 6 sconfitte appare sicuramente la formazione più debole in questo momento nel campionato sammarinese. Passiamo velocemente a dare un'occhiata al torneo invece svizzero, in cui stiamo leggendo le prestazioni delle squadre nell'ultimo turno, che qui non si giocherà questa settimana per via della pausa europea. Dunque vediamo subito le partite dello scorso weekend: Lucerna Thun 0-0, Grasshopper San Gallo 3-0, Arau Zurigo 0-1, Vaduz Basilea 0-4, Young Boys Sion 2-1. Dura sconfitta quindi per i liechtensteinesi del Vaduz, squadra che seguiamo in modo particolare. In classifica Basilea 32, Zurigo 30, San Gallo 25, Thun 23, Young Boys 21, Arau 16, Grasshopper 15, Sione Vaduz 14, Lucerna 10. Sempre 4 punti di vantaggio sulla zona di retrocessione comunque per il Vaduz, che tiene a distanza il Lucerna, ne aveva 5, poi Lucerna ha pareggiato in casa col Thun, mentre il Vaduz è caduto malamente, ma contro la Basilea, squadra che sta rischiando di entrare nelle prime 16 di Champions League, quindi squadra veramente, veramente di livello superiore relativamente al confronto con la formazione del Principato. Per quanto riguarda il prossimo turno, che sarà il 16esimo, sarà giocato tra il 22 e il 23 novembre, gli incontri Sion Zurigo, Grasshopper Lucerna, Basilea Arau, San Gallo Vaduz e Thun Young Boys. Per quanto riguarda la Serie B svizzera, la Challenge League, abbiamo i risultati dello scorso turno, che sono Bien Le Mont 1-0, Will Winterthur 0-3, Lugano Chiasso 5-1, Derby Ticinese vinto nettamente dai Luganesi, Volen Ciafusa 2-2 e Losanna Servette 1-3 in classifica, Volen 31, Lugano e Servette 29, Winterthur 27, Losanna 22, Ciafusa 18, Chiasso 15, Will Le Mont 14, Bielbien 9. Si riapre quindi la lotta in testa, quando qualche turno fa sembrava che il Volen potesse avere gioco facile, invece ha solo 2 punti di vantaggio oramai su una coppia costituita da Lugano e Servette.
e 4 sul Winter Tour. Il Chiasso ha 6 punti sulla zona retrocessione, che in questo momento è occupata dal Bien, scende una squadra sola e sembrerebbe destinato a disputare un campionato abbastanza tranquillo. Vediamo i match del 16° turno, in programma anche qui in Svizzera anche la seconda serie riposa in occasione della partita nazionale. Si affronteranno Chiasso e Bielbien, Volen, Lugano, Winter Tour, Losanna, Le Mont, Will e Servette contro Sciaffusa. Per questa settimana è decisamente tutto, siamo arrivati al momento dei saluti, vi ringraziamo per averci seguito fin qui questa 17ª puntata del nostro magazine dedicato al calcio internazionale minore. Adesso è il momento della nostra sigla, mi raccomando non perdete tutte le prossime trasmissioni di calcio e di musica su RCD Live, la radio che vuole accompagnarvi nel vivere le vostre passioni. Un grazie a tutti dal vostro Francesco Atalante. E oggi lasciamo la sigla alla voce di John Mellencamp.